Gloria al Signore. Rivolgiamoci ora alla parola di Dio e leggiamo il Salmo 146. Salmo 146. Gloria al Signore. Alleluia. Anima mia, loda l'Eterno. Io loderò l'Eterno finché vivrò e salmeggerò al mio Dio finché esisterò. Non confidate nei principi, né in alcun figliuol d'uomo che non può salvare. Il suo fiato se ne va, ed egli torna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi disegni. Beato colui che ha l'Iddio di Giacobbe per suo aiuto, e la cui speranza è nell'Eterno suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in eterno, che fa ragione agli oppressi, che dà del cibo agli affamati. L'Eterno libera i prigionieri, l'Eterno apre gli occhi ai ciechi, l'Eterno rialza gli oppressi, l'Eterno ama i giusti, l'Eterno protegge i forestieri, solleva l'orfana e la vedova, ma sovverte la via degli empi. L'Eterno regna in perpetuo, il tuo Dio, Sion, regna per ogni età. Alleluia. E fermiamo la nostra attenzione su alcune parole del verso 5. Beato colui che ha l'Iddio di Giacobbe per suo aiuto e la cui speranza è nell'Eterno suo Dio. Beato colui che ha l'Iddio di Giacobbe per suo aiuto. Non beato chi ha Giacobbe per suo aiuto, ma beato chi ha l'Iddio di Giacobbe. Infatti prima, ora c'è da tenere presente che il Salmo è ebreo e Giacobbe per gli ebrei era uno dei patriarchi, anzi il capostipite della famiglia di Israele. Ma Israele aveva imparato quello che tanta gente ancora non ha imparato, di non confidare nei principi né in alcun figliol d'uomo che non può salvare, ma di confidare nell'Eterno, in Dio, che non viene mai meno. Ora di Giacobbe possiamo vedere le sue vicissitudini, le sue esperienze, la sua conversione, la sua trasformazione, ma sono beati, cioè felici, cioè fortunati, cioè lieti, cioè quieti, cioè tranquilli, questo è tutto il termine completo, coloro che hanno l'Iddio di Giacobbe per loro aiuto. Allora, chi c'è più beato, felice, fortunato, lieto, contento, quieto, tranquillo di noi? Perché l'Iddio di Giacobbe si è rivelato a noi in Cristo Gesù. Quello che Dio aveva cominciato a fare anticamente con i patriarchi, la fede d'Abramo, la perseveranza di Isacco, la trasformazione di Giacobbe, Dio in Cristo ha voluto operarla in nostro favore, e la sta operando ancora. Ma perché è beato, felice, fortunato, lieto, quieto, tranquillo chi ha l'Iddio di Giacobbe per suo aiuto? Perché? Intanto perché l'Iddio di Giacobbe è l'Iddio che può utilizzare uno debole e imperfetto come Giacobbe. Sapete, nel mondo sempre coloro che debbono compiere opere grandi vanno alla ricerca di persone capaci, di persone preparate,
di persone forti. Ma l'Iddio di Giacobbe va alla ricerca invece di persone deboli e imperfette come Giacobbe. E meno male che è così, perché altrimenti Dio non sarebbe venuto in nostra ricerca, in quanto non siamo noi che abbiamo cercato Lui, prima ancora che venisse in mente a noi di cercare Dio. Dio è venuto a noi in Cristo Gesù e nel suo immenso amore ci ha cercato, ci ha trovato, ci ha salvato ed ora vuole trasformarci alla sua immagine. Non dice di Dio di Mosè. Quando noi parliamo di Mosè, parliamo di un uomo che non era perfetto, ma che aveva un carattere forte. Aveva delle grandi virtù, era disponibile ad atti di grande coraggio. Ma dice l'Iddio di Giacobbe. Giacobbe è un uomo ordinario, comune, è un uomo di casa, vi ricordate? Giacobbe stava sempre presso le tende, attaccato alla gonnella di sua madre. Era intento alle cose della propria famiglia, non aveva una visione molto ampia. Mosè ebbe la visione di liberare un popolo, Giacobbe pensava ai fatti suoi, molto ai fatti suoi. Eppure l'Iddio di Giacobbe riesce a prendere quest'uomo non eccezionale, non coraggioso, conosciamo la storia, furbo, come sono furbi tutti quelli che pensano ai fatti propri, interessato solo ad avere qualcosa per sé, e Dio lo prende, riesce a operare e a usarlo, perché quel Giacobbe doveva essere il capostipite del popolo di Israele, addirittura doveva prestare il suo nuovo nome ad un popolo. E sì, perché Dio prende il materiale più improprio, utilizza le cose che non sono, utilizza le cose che non danno nessuna speranza. Perciò beato colui che ha l'Iddio di Giacobbe per suo aiuto, perché solo un Dio così poteva fare qualcosa per noi, che non siamo né molto ricchi, né molto nobili, né molto grandi, né molto preparati, né molto istruiti, siamo gente comune, ma Dio nel suo grande amore è venuto proprio a noi, è venuto a noi perché Egli vuole dimostrare la sua potenza in questo modo. Se avesse preso i grandi della terra per farne qualcosa, e qualche grande l'ha preso qualche volta, ma quel grande è dovuto diventare piccolo prima di poter essere utilizzato, affinché tutta la gloria dovesse tornare a colui che è l'Onnipotente. Quando si convertì un certo uomo molto famoso, molto autorevole, tanto famoso ed autorevole che il Tribunale Supremo di Israele lo mandava per arrestare quelli che seguivano questa nuova via. Il suo nome era tutta quanta una storia. Il suo nome era Saul, cioè il grande, il forte. Veniva dal nome di quel famoso re che indubbiamente era più alto di tutti in Israele, ma poi risultò non essere il più saggio.
E io credo che se misero nome Saul a questo bambino quando nacque, perché doveva essere già un colosso quando nacque. Ma questo Saul, fu incontrato da uno che era ancora più forte, Dio sia lodato per questo, che lo buttò a terra, non cadde da cavallo, ma lo buttò a terra. E egli dovette dire: chi sei, Signore? Io sono Gesù che tu perseguiti. E allora, quando si convertì, quest'uomo cambiò il suo nome. Non cambiò il suo nome così per un atto religioso, cambiò il suo nome perché Dio aveva cambiato il suo carattere. Tu puoi cambiarti tutti i nomi, ma se non cambi il tuo carattere non serve proprio a niente. Ora Saulo diventò Paolo, da Parvo il piccolo, perché aveva imparato da Gesù l'umiltà. Perché l'Iddio di Giacobbe è quello che riesce a prendere i deboli e farli grandi in lui, e riesce a prendere qualche grande e farlo umile. Dio ci aiuti a tutti quanti. Sì, Dio usa un materiale improprio. Ma beato colui che ha l'Iddio di Giacobbe per suo aiuto. Perché? Non solo perché Dio usa un essere debole e imperfetto come Giacobbe, ma perché Dio, l'Iddio di Giacobbe, è paziente e perseverante. Ve lo immaginate? Se Dio si stancasse d'aiutarci, se Dio si stancasse di continuare ad operare per noi, no, non solo è paziente, ma è perseverante. Infatti, Giacobbe inaspettatamente riceve una rivelazione di Dio. Vi ricordate a Betel? Ora, noi ci aspettiamo, leggendo la storia e non conoscendo il resto, che dinanzi alla rivelazione di Dio a Betel, Giacobbe deve cambiare. Ma Giacobbe non cambia. E Dio aspetta. Dio aspetta, e aspetta parecchio. Forse con qualcuno di noi sta aspettando ancora, e forse sono più anni con noi che con Giacobbe, perché Dio dovette, per riuscire a cambiare il carattere e il nome di quest'uomo, dovette aspettare oltre 20 anni. Mentre pensavo a questo, pensavo: chissà quanti anni sono che Dio cerca di cambiare, trasformare la mia vita, ancora non c'è riuscito. Non sono ancora arrivato a Peniel. Tuttavia, Giacobbe, in tutta la rivelazione, siccome è duro, non si arrende, continua la sua strada. Per natura è ribelle, è astuto, è furbo, ma Dio aspetta paziente e usa diverse cose pur di riuscire a produrre i risultati che lui desidera. Prima di tutto, Dio usa con Giacobbe la persecuzione. Giacobbe ha paura di Esaù, suo fratello. Ha paura. Ma non è che la paura cambia le persone. Chissà quante volte voi avete incontrato delle persone che in momenti di grande paura per una grave malattia o per un grave dissesto finanziario, eccetera, hanno detto: oh, pregate per me che il Signore mi aiuti. Poi, come dicono in un paese del sud, non so se conoscete questo proverbio, passata la festa gabbato lo santo, vuol dire che prima dicono: sa, se io ricevo questo, mi fai questa grazia, io farò, poi quando la grazia è venuta, non so se lo fanno i santi la grazia, ma in ogni modo quando la liberazione viene, poi
gabbano Dio, ma Dio non si può beffare. Con tutta la sua paura e la sua persecuzione, corre via, ma non cambia. La persecuzione non lo piega. Betel, la percezione che ha di Dio che può aiutarlo, gli fa fare una promessa. Ah, io poi quando ritornerò farò qui un altare, perché ho scoperto che questa è la casa di Dio. Lo farà, ma lo farà 30 anni dopo. E quei 30 anni? Perché non avrebbe dovuto immediatamente, quando Dio poi l'aveva fatto prosperare con dei metodi tutti suoi, Dio aveva perfino pazientato che Giacobbe con la sua astuzia riuscisse a diventare ricco. Vi ricordate, no? Aveva detto al suocero: è brutto che tu c'hai un gregge con le pecore tutte pezzate, rigate, bianche e nere. Tu sei un ricco signore, dammela a me le pecore pezzate, le pecore striate, perché io non mi preoccupo di questo. E poi escogitò il sistema perché tutte queste pecore facessero sempre gli agnelli striati, e per un patto che Labano aveva fatto con lui, tutti gli agnelli segnati e tutti gli agnelli pezzati andavano a lui. E diventò tanto ricco che diventò più ricco del suocero. Sapete, quel tipo di ricchezza tanto comune oggi, di persone che non vanno tanto a guardare come si fa, come si ottiene. La gente arricchisce non perché Dio lo benedice, ma arricchisce in conseguenza dell'astuzia che hanno, e poi passano i guai. Ma anche la prosperità non lo fa meditare, e non dice: aspetta un momento, io avevo promesso qualcosa. No, no. Poi a un certo punto diventa così grande che fa degli altri acquisti, c'ha bestiame in abbondanza, se volete saperlo andate a leggere, vedete, che Labano e i cognati dicono: noi non possiamo stare più insieme, tu sei diventato più grande di noi, vattene per conto tuo. Allora dice: va bene, io che farò? Me ne ritornerò a casa mia. E ritorna in Palestina. Ma quando si avvicina alla Palestina con i figli, le mogli e tutto quanto, allora gli riprende la paura. Perché molta gente è fatta così. Prima c'ha paura, poi ottiene in qualche modo la liberazione, poi lo dimentica, ci si ritrova soltanto quando ci si ritrova davanti, dopo anni. Dopo circa 20 anni, dice: va bene, adesso però qui io ho un conto da pagare con mio fratello, adesso l'incontro. Addirittura arrivano dei guardiani del gregge e dicono: guarda che tuo fratello ti sta venendo incontro, che farò? E allora adesso uso la mia astuzia. Prepara dei cammelli, prepara dei buoi, prepara delle pecore, le divide a drappelli e dice: voi andate, quando arrivate di fronte a mio fratello, dice: questo è un regalo che ti manda Giacobbe. Perché aveva scoperto una cosa molto importante, che i regali chiudono gli occhi della gente. Però, nonostante tutta quanta, diciamo, questa sua preparazione, nonostante questa sua astuzia, non è in pace, e alla fine scopre che non è al sicuro. È quando la coscienza dell'uomo è in grande combattimento, tu puoi usare tutti i mezzi, ma la pace non la trovi. E allora, dopo 20 anni, a Peniel, solo, pensa ad andare a pregare.
E lì invece trova questa volta un antagonista, che non è il diavolo, ma che è Dio stesso. Si trova a scoprire che colui col quale egli combatte non è né le circostanze, né gli uomini, né il diavolo, ma egli sta combattendo contro Dio che 20 anni prima si era rivelato a lui. Un Dio paziente che aveva aspettato. Chissà quante volte Dio sta aspettando ancora noi che ci arrendiamo. E lì combatte. E siccome era un tipo combattivo, combatte, 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 ma questo suo avversario non lo lascia. È quasi là. Finché a un certo punto questo avversario lo vince, scopre che l'avversario da davanti è molto forte. E in quel momento scopre che quell'avversario che ha davanti è il Dio che si era rivelato a lui tanti anni prima. E allora fa come fanno i pugilatori. Io non sono molto pratico, ma ho capito una cosa, che quando ci sono due che fanno a pugni, a un certo punto, quando ce n'è uno più forte, quello più debole, quando non gliela fa più, cerca di abbracciarsi l'avversario, perché sa che tanto ormai perde. E allora c'è quel signore che dice break, cioè dividetevi. Lì non c'era nessun arbitro, grazie a Dio, perché tra noi e Dio non ci sono arbitri. E a un certo punto, visto che stava perdendo, si abbraccia l'avversario e l'avversario dice è l'alba, io lasciamo andare. No, tu mi hai vinto, ma questa volta tu mi devi dire chi sei. Come non conosci il mio nome? No, mi devi dire chi sei. Io ho capito chi sei. Sei quell'Iddio che 20 anni prima ti sei rivelato a me e che io ho dimenticato. E qui la travolgente rivelazione, benedetto il Signore. Come ti chiami? Come ti chiami? Se il Signore lo dicesse a noi stamattina, come ti chiami? Non gli dire il nome tuo normale, perché non serve, non dire io mi chiamo Giacobbe, che vuol dire furbo, che vuol dire fraudolento, che vuol dire non è un bel nome. Sapete, Dio si aspetta che noi confessiamo esattamente chi siamo. E quando abbiamo confessato esattamente chi siamo, il Signore poi fa l'opera sua. Ah, tu non sarai chiamato più Giacobbe, sarai chiamato Israele, colui che ha lottato con Dio e ha vinto, principe di Dio. Tutto perché quell'Iddio di Giacobbe onnipotente ha avuto tanta pazienza da aspettare per trasformare un fraudolento in principe. Gloria a Dio che egli l'ha fatto con noi anche, no? Da peccatori a santi, da perduti a salvati. È così? Beato quindi colui che ha l'Iddio di Giacobbe per suo aiuto. Ma perché? Non solo perché usa un debole imperfetto come Giacobbe, non solo perché è perseverante e paziente, ma perché è un Dio misericordioso che ci trasforma. Giacobbe è Giacobbe. Molti dicono, sa, quando il Signore viene ci trasforma il carattere. No, ci trasforma le nostre attitudini. Un timido sarà sempre timido, uno invece coraggioso sarà sempre coraggioso, soltanto che il timido prima cercava di difendere se stesso,
ora ha imparato a fare qualche altra cosa. Il coraggioso, che prima cercava di usare il coraggio per sé, ora Dio lo userà per gli altri. È l'attitudine che è cambiata. E infatti, quella sicurezza che ci aveva Giacobbe si trasforma nella fede di Israele. Quell'astuzia che ci aveva Giacobbe è trasformata nella saggezza di Israele. Quel ricorso a Dio che Giacobbe aveva utilizzato soltanto quando si trovava proprio messo all'angolo e non sapeva come riuscire, è trasformato in un rapporto cordiale col suo Signore. La sua fracotanza, la sua insolenza, perché era insolente Giacobbe? Diventa umiltà. La sua impazienza diventa pazienza. Guardatelo Giacobbe, guardatelo quando ormai c'ha figlioli, e guardatelo e studiate un po' il carattere di Giacobbe in tutto il problema di Giuseppe, e vedrete come Giacobbe non è più lui, subisce. Credo che noi abbiamo incontrato dei cristiani che prima di convertirsi non riuscivano a subire nulla e che poi hanno imparato da colui che è il modello perfetto, che subiscono. Perché? Perché Dio ha cominciato quest'opera di trasformazione. Beato colui che ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto, perché questo Dio è quello che ci trasforma, che comincia l'opera e la porta a compimento. Gli anni passarono, Giacobbe passò tanti guai e Dio si è lodato pure per i guai. Nessuno dice amen. Perché sì, quando ci abbiamo i guai ci accostiamo di più al Signore e scopriamo che solo Lui può aiutarci. Diceva Salomone: Signore, non mi dare tanta povertà al punto che io non posso sopportarle e vituperi il tuo nome, non mi dare neanche tanta ricchezza, perché poi c'è il pericolo che io ti dimentico nella mia ricchezza. Vedete come tutte le circostanze della vita ci aiutano. Ma vogliamo sapere come è andata a finire per Giacobbe? Questo Dio di Giacobbe, che ha dato a Giacobbe la beatitudine, gli è andata veramente questa beatitudine? Allora, di Giacobbe sappiamo della sua morte, non nell'Antico Testamento, ma nel Nuovo. C'è un bel testo che io vi leggo, nel capitolo 11 degli Ebrei. E ritrovare Giacobbe nel capitolo 11 degli Ebrei ci dice che c'è stata una grande trasformazione. Per fede Giacobbe morente. Ma perché la fede si dimostra al momento della morte? Eh sì, perché al momento della morte è la conclusione, no? O c'è della gente che dice: io ho tanta fede, ringrazio il Signore che mi ha dato tanta fede. Guardatevi bene quelli, perché dopo poco non li vedete più. La vera fede è qualcosa di umile, silenzioso, persistente, che dura tutta una vita fino ai limiti dell'eternità, quando la fede non serve più. Perché ora per fede noi speriamo, ma quando arriviamo al limite della terra col cielo, quando arriviamo al limite del tempo con l'eternità, vediamo faccia a faccia, morente. Che fece? Chiamò i due figli di Giuseppe, che non erano appartenenti ai figli, dove doveva dividere l'eredità,
Giuseppe era ancora vivo. Ma disse: no, Giuseppe deve essere benedetto nei figliuoli, e per fede benedisse i figli di Giuseppe, dando loro un'eredità doppia. Cioè lui scoperse che la benignità di Dio era infinita. Oh, quanto è sciocca la gente che dice: ah, io sto tranquillo perché ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto quello, ho fatto quell'altro, ho fatto quell'altro, quindi sto a posto, il cielo è per me. No, il cielo non è per te perché hai fatto questo, 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 questo e questo. Il cielo è tuo e mio unicamente perché Dio, nella sua grande benignità e nella sua infinita misericordia, ci ha salvati in Cristo Gesù. E quando arriviamo al limite estremo della vita terrena, scopriamo che tutto è risultato della benignità di Dio. E poi dice: e adorò, appoggiato in cima al suo bastone. A me sembra di vederlo, Giacobbe, vecchio, 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 che sta sul letto. Non riesce neanche più ad alzarsi, non ha la forza di stare in piedi, che però dice ai figli: tiratemi su, tiratemi su. Bene, perché io sto andandomene col Signore, ma voglio andarmene col Signore nel modo che io l'ho conosciuto. Ero un pellegrino, non avevo né casa né beni. Quando incontrai Dio la prima volta, ci avevo solo un bastone che mi aiutava nel mio cammino a fuggire. E ora sono arrivato alla fine della mia vita, voglio adorare Dio col mio bastone, cioè voglio dire: Signore, ritorno ad essere quello che t'ho incontrato la prima volta. È passato un po' di tempo, ma tu hai compiuto grandemente cose meravigliose per me, e io arrivo ora al limite del tempo e l'eternità e t'adoro perché tu sei tutto per me. Beato colui che ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto. È il tuo aiuto stamattina. L'Dio che prende le cose che non sono, le cose incapaci, che non nessuno è capace di farci qualcosa. L'Dio che ha pazienza. L'Dio che trasforma. Gesù ci ha rivelato questo Signore, Padre nostro, che opera. Signore, compi l'opera tua, fa che nessuno perda tanti anni senza permetterti di operare. Opera per noi giorno per giorno, perché fino alla fine possiamo riconoscere la tua benignità e adorarti, 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 perché tu solo sei degno. A Dio sia la gloria e l'onore in te. Thank you.
Ed ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con noi e con tutto il suo popolo, da ora in eterno. Amen.